I personaggi di Endless Love si trovano ad affrontare sfide sempre più intricate e cariche di tensione. Tra il 28 ottobre e il 3 novembre 2024, il pubblico di Canale 5 sarà coinvolto in una serie di eventi che oscilleranno tra rivelazioni scioccanti e tradimenti, mantenendo gli spettatori col fiato sospeso. Situazioni di tensione crescente, un protagonista disturbante, Emir, continua a esercitare il suo dominio. Dopo aver riacquisito il controllo su Denise, sorprende Nian rivelando di essere disposto a concederle il divorzio, una notizia che, sebbene appaia inaspettata, è probabilmente l'inizio di un nuovo piano manipolativo. Nel frattempo, Zeynep si imbatte in un'altra complicazione, scoprendo di essere nuovamente incinta, una notizia che aumenta la precarietà della situazione. Emir, Nian, Zeynep, Banu, Tariq, alleanze fragili. Banu, sentendo Zeynep parlare del salvataggio di Kemal, decide di avvisare Emir. La tensione cresce ulteriormente quando Asu cerca di instaurare un'alleanza con il marito, offrendo il suo aiuto. La sua visita a Kemal si conclude bruscamente quando viene respinta da Fehime, che la accusa di tradire la famiglia. Nonostante le avversità, Asu continua a cercare di smascherare l'inganno all'interno della famiglia, parlando con Tariq e insinuando che Banu sia la vera spia. Intrighi e segreti. Nel frattempo, Kemal e Denise si nascondono mentre la loro scomparsa è oggetto di una cerca disperata. Hakan è sulle tracce di Kemal, consapevole del vero legame di paternità con Denise. Continuerà a pedinare la famiglia di Kemal nella speranza di svelare la verità. Kemal comincia a sospettare del tradimento all'interno della sua cerchia di fiducia. Smascheramento della verità. La situazione si complica quando Tariq scopre una microspia nella borsa di Fehime, innescando una serie di eventi che culmineranno in uno scontro diretto. Nel mentre, Nian si trova costretta a simulare preoccupazione per la sicurezza di Denise, mentre la bambina è colpita da una grave reazione allergica. Le misure disperate li portano a recarsi in ospedale, dove tentano di ingannare i medici riguardo all'identità di Denise, ma il dottore, insospettito, allerta le autorità. Kemal, Denise, Hakan, Fehime, Nian, Galip, un nuovo capitolo legale. Di fronte a tali eventi, Nian implora Galip di far ritirare la denuncia di rapimento presentata da Emir. Tuttavia, Emir resta fermo nella sua posizione, e i drammi si intensificano con l'arresto di Kemal e dei suoi genitori. In carcere, Emir non esita a provocare Kemal, facendogli ascoltare un messaggio in cui Denise lo chiama papà, ma il protagonista resiste alle provocazioni. Un possibile barlume di speranza arriva con l'intervento dell'avvocato Zera, che offre di supportare Kemal nella causa di paternità contro Emir. Affinché sia ottimale il risultato legale, Nian dovrà dichiarare pubblicamente che Denise è figlia di Kemal, rivelazione che potrebbe stravolgere le dinamiche attuali. Il potere delle scelte. Contemporaneamente, Nian, coadiuvata da Leila, riesce a prendere il controllo dell'azienda di Emir, ritardando così i suoi piani. Le alleanze sfuggono a ogni controllo e Kemal e Ayan indagano su Chunhur, il quale confessa la sua collusione, scagionando però Emir. L'arrivo di notizie devastanti complica ulteriormente il quadro, con Zeynep costretta a confrontarsi con la definitiva separazione da Emir, il quale non esita a sfruttarla ancora una volta prima di chiudere il capitolo. Incertezze si accumulano. La questione legata alla morte di Ozan riemerge con forza quando Kemal e Nian perlustra il territorio per scoprire ulteriori dettagli, mentre Emir sembra predisposto a una separazione finale da Nian. Ma dietro questa apparente volontà di divorziare si cela un piano oscuro. Infine, Tariq e Banu si separano, chiudendo un altro capitolo di complicazioni familiari. Le prossime settimane promettono emozioni palpabili e nuove rivelazioni pronte a ridefinire il destino dei protagonisti, con colpi di scena in arrivo e la tensione che si mantiene costantemente elevata.